Salve a tutti ragazzi, bentornati su 272. Hanno voluto riniziare i nostri amici, ma noi stavamo impostando la registrazione e non lo sapevamo. Comunque, non fa niente. Quindi hanno fatto un gol, ma non importa. Perché ci sta che loro adesso siano un po' più incazzati. Ma noi siamo più bravi. No. Ma no, aspetta. Ma no, fidati, siamo più bravi, vai. Ok, ci sono. Vai tu. No, perché ha saltato questo schifo? Porco due, bastava andare dritto, perché cazzo ha saltato. Va bene, fai niente, ce la possiamo comunque fare. C'è un rimpallo di ruota a destra. Buono! Porco zizzero! L'ho fermata. Non ce l'ho fatta. Madonna. Ho tentato. Guarda che merda. Tutto per tutto. Vai, palla al centro, è tutta tua. È una palla è disegnata per te. Scazzarelle, mozzarelle, tutto. No. Non ci siamo. Dobbiamo pareggiare. Oh, qua dobbiamo pareggiare. Attenzione, ci arriveremo. Oh, no, non gli spingere, non gli dare modo di arrivare. Oh no, cioè fanno al centro, pericolosissimissimissimo. No, tanto lo calcano male il salto. Io okay. Sono meglio di loro a fare questa cosa, li conosco. Ok. Ho preso il turbo, ok. Porca merda, vaffanculo, dai, emo. Ci stavo. Bastava un colpo un po' più. Lo so. Delicatino. Lo so. Attenzione, gliel'ho rovinato il pallone. No. Oh, ci sono i torcinelli volanti nel mezzo. Oh no! Ah, porca troia, questo è un problema. Attenzione. 2-0 per loro. Oh, vabbè, il primo gol ce l'ha. Il primo gol non è da conteggiare, però poco importa, ce la possiamo fare. Tratti felici. Uno. Vado! Ok, gliel'abbiamo rimpallata in casa. Questo è il nostro. Vai, stai tu sulla fascia, io vado al centro. Ok, vai! Va bene, quando ci sta da mettere qualcosa, o vuole girare. Ma perché là, guarda, io stavo andando al centro. Guarda, io avevo messo leggera, guarda, ho detto, mo te l'appoggio così. Però lui per spingere me ha fatto la cacata. Bene. Va bene, abbiamo recuperato il gol iniziale. Vediamo se io sto più vicino. Boom! Vediamo se ok, un buon rimpallo per noi. Non vedo più un sì, cazzo. Sì, è abbastanza. Attenzione, madonna, no! Del palo, madonna. Però, no, porco due. Attenzione, madonna che palo, ragazzi. Madonna che palo. È proprio un palo da lap dance questo. Oh. No, non entrano. Ma chi è che male sta facendo? T'ho detto io, però, perché volevo distruggere l'altro. Meno male. Invece non ci siamo riusciti. Però mi hai quasi rotto a me, quindi va benissimo. No, a te non ti rompo, quindi tranquillo. Attenzione, madonna, vacci tu dove sei. Oh, madonna, quando mi piace, quando arrivi da dietro. No, non in questo, nel gioco. Nel gioco. Scia. Effetti sonori, effetti da guida sul serio. Let's go. Allora, prendo un po' il turbo e poi gliel'appoggio leggermente. Leggero, gliel'appoggio. Allora, tu appoggiaglielo. Mo gliel'appoggio pure io, guarda come gli. Mamma! Bravo! E siamo 3-2 con un buon recupero. Madonna, ragazzi, che rimonta! E che ce la piace appoggiare le cose. Epiche, partite epiche. Ma solo su quei due sul server ci sono partite con delle rimonte del genere. Sei avanti tu. Ce la facciamo. Biu! Ok, scherziamo. Ok. Mi ha fregato il fantomatico turbo. Mi ha pure ammazzato se per questo. Quindi mettila in mezzo se riesci. Io arriverò furtivo come poche cose. E poi niente, mi rimetto un attimo in porta. Niente, praticamente ci sono entrati a casa. Porca troia! Non vedevo più niente, sinceramente mi ero un po' sperso. Fammi vedere sto gol. Niente, ce l'hanno segnato nella maniera più brutta possibile. Proprio di cattiveria. Di cattiveria, ma non importa. Sei avanti pari, tu. Palla al centro. Come al solito abbiamo già fatto un recupero, ne possiamo fare altri nella vita. Sì, non su Rocket League però, perché Rocket League è un gioco dove se vuoi recuperare, no. Ok, io lo sparo e lo sparo via. Attenzione, su, no, dimmelo che stai arrivando se ci sto sulla palla, eh. Ok. No, guarda che rompicoglioni. Ci sono io che proteggo la porta. Se poi qualcuno non mi lancia. Ma io volevo rompere questo.
non ti preoccupare perché ci ho pensato io. L'hai sfasciato? No, sono tutte e due. Però posso fare una cosa che... Guarda, adesso mi faccio vedere. Boh, no! Boh, no! E dai! Che palle, un minuto rimasto. Fottuti maledetti bastardi. Bella, bella, bella così. Vai, vai che c'è il turbo. Vai, palla pallina. Spostati, spostati. Sì, gliel'abbiamo accompagnata con l'amore. A un certo punto non ho visto niente perché ho sbagliato a premere e quindi si è oscurata la visuale. Gliel'abbiamo messa dentro con amore proprio. Vai emo, vai emo, dostai, fate vedere. Gliela metto dentro competitivamente. Ragazzi, ma quanto è competitivo il gol? Guardate quanto è competitivo. Guarda, io l'ho accompagnata proprio leggero, leggero. Redez la fa rotolare. Loro si io stanno... Io intanto mi stavo arrampicando per un palo. Sì, perché loro che stavano dentro la porta. Vabbè. Loro erano distratti da fattori esterni, tipo la porta, la rete. 5-3 con un recuperone da parte nostra di quelli impressionantissimissimi a me. Il primo gol a freddo ha dato una sicurezza ai nostri avversari che li sta danneggiando. Cioè la sicurezza di potercela, Cristina! La sicurezza di potercela fare. Ma se anche adesso riuscissero a segnare una rete, cosa che non credo proprio sia possibile. 10 secondi. Dovrebbero comunque fare i conti con lo straordinario svantaggio. 5-3, 2-1. No, che non segnate. Là. Io me ne stavo andando per i fatti. Bellissimo, ragazzi. Chissà se vogliono giocare ancora. Vediamo. Non credo che vogliano giocare ancora. Se ne andranno. Super Blast e il suo amico Super Blast. Super Blast. Vogliono rigiocare. Vogliono rigiocare. Gli piace perdere. Bello, questo campo mi piace un sacco. Via. Chissà perché. Questo è il campo più bello. Opa. È luminoso. Bellissimo. Chissà perché vogliono rigiocare. Non ho il... Buono, buono così. Fermo. Merda, non ho vabbè, perché sono due giocatori bravi. Hanno trovato degli avversari che li uccidono e giustamente scappano. Ma al solito. Vabbè, primo gol per loro. Non è un problema. Non è un problema. Adesso ci rompono lì. Ah, hanno chiamato il fratello. Scusa, Vittorio, vieni a giocare tu. Guarda che questi qua fanno finta di saper giocare. Let's go, ci proviamo, ci proviamo. Fra vaffanculo, che cazzo mi freghi la palla? Non te l'ho fregato. No. Vai, mettiti al centro. Non lamentarti come un asino. Al centro, sì. Se ci riuscissi a metterlo al centro, anche volentieri, io starei al centro. Merda. Madonna, che salvataggio. No! Non posso farne due di salvataggio. Oh. 0-2. Beh, la mappa che mi distrae è molto bella. Niente, io da portiere sono riuscito a fare una cosa sola. Due no. Uno. Via. Ok. Di nuovo loro, rimpallo a loro favore. Prendono anche il turbo. Poi lo mettono in mezzo. Attenzione. Attenzione che se la giocano benissimo, benissimamente. Buono così, fermo. Stavolta la palla gli è schizzata proprio. Madonna, sì! Che cosa ho combinato. Ragazzi, Madonna, bellissimo. Madonna, veramente un tiro. Parto da Redez. Redez che si accentra e poi con un colpo di reni. Il colpo di reni. Colpo di reni vettoriali. Madonna. Secondo me non serve caricarlo sull'uno. Vai, picchia. Aspetta, faccio una sforbiciata. Vabbè, lo devo provare. Ma che cazzo. Aspetta, faccio una sforbiciata. Lo devo provarci. Posso fare un gol di sforbiciata? No, pensa a fare gol e basta. Porca merda, ho sbagliato. L'ho sbagliata malissimo. Porcaccia di una puttana. Occhio che non siamo al sicuro, eh. Non siamo al sicuro. Mettiti al sicuro. Io non ho neanche il turbo. Cioè proprio siamo... Questa va dentro. Questa cazzo va dentro. Oh. Vogliamo giocare? Sì, adesso giochiamo. Porca troia. Fa una sforbiciata. Hai rotto il cazzo. Vai che ti spingo. Buono, sì. Buono, rimpallo a nostro favore. Ti aspetto al centro, caro. Tu basta che mi dici, guarda, sto andando al centro. Niente. Oh, madonna, che rompicoglioni. Sono due idioti che si mettono la palla dentro, sì, da soli. Sì, perfetto, 2-3. Parte la rimonta, ragazzi. Cioè, in una maniera indegna parte la rimonta, però è partita. Guarda che brutto cross. Guarda loro più che altro. Hanno fatto tutto loro. Io stavo lì che aspettavo il momento adeguato. Ma... Però siamo ancora in svantaggio, quindi dai, forza. Ce la faremo, attenzione. Ok.
Gli ho bloccato la palla, ma è andata a sfavore Nostrum. Buono. Orca miseria, che male, delle goccia di cabeza. Guarda che rompicazzo. No. Ci sei. Boom. Buono. Buono. Boom. Buono. Vai. No, sto aspettando perché questo qui adesso muore, la sbagliano. Guarda come la sbagliano. Ignorandi che non siete altri. E noi entriamo però. Zagete. Vabbè, dai. È troppo facile. Mi piace vincere facile. Però abbiamo beccato tre pappine. Cioè, adesso. Abbiamo solo pareggiato, siamo ancora pari. Siamo ancora, cioè, pari. La vittoria è lontana. Beh, ma si vittoria non abita tipo la divisa grande. Let's go, let's go. Oppa. Rimpallo a nostro favore questa volta. Sei un... ci sei? Ah no, pensavo che tu stessi dietro. Vai, se no la metto io. Se no la metto io. Però, manco giusto. Non credevo che. Quando uno. Dobbiamo giocare così, quando uno sta sul. Ah, va bene quello. Tipo così dici tu il colpo. Mi faccio una rotata. Vabbè, dai. Ormai giocano perché gli piace giocare a questi, cioè. Sì, giocano, ma cioè non hanno scampo. Minimamente scampo, cioè, contro un paio di seppie, due colpi. Semi professionisti come noi. Non hanno assolutamente scampo. Quante riusciamo a riprenderle? Madonna, il gol! Invece di fare i cazzoni. Porco Giuda, mi ha spinto. Sto maledetto bastardo. Buono così, aspetta che. Occhio. No, la faccio prendere a loro, tanto. Boom! Bella, ragazzi! Di rimpallo, ragazzi! È andata molto bene questa. Stiamo passando in super vantaggio. Siamo a 2 minuti. Abbiamo trovato una squadra che veramente. Si fanno malmenare in una maniera. Però loro mi piace, perché comunque nonostante perdano vogliono continuare, cioè sono molto sportivi. Non è che fuggono perché non hanno la vittoria facile come faremmo noi. Ma forse sono italiani e ci conoscono. Non lo so. Però complimenti, perché hanno una sportività nel sangue. Attenzione, che non ho mai riscontrato su altri giochi. Ci stanno. Oh, ok, ha rimpallato contro il muro. Vai, c'hai un po' di. Di scorza? No, non ho niente. Di scorza free. Mettila al centro. Aspetta. Va bene anche se non la metti al centro. Vai! No, l'ho sbagliata tantissimo. Però non fa niente. L'ho proprio sbagliata alla grande, Ma non ti preoccupare che adesso risolvo io la situazione. Nonna me l'ha torta. Con un tiro di quelli che. Vai! Vai, amo! Non si è capito niente. No, se che io l'ho capito quello che è successo e non mi è piaciuto. È tutta una cosa confusa. Una questione di. Non si è capito niente. Una questione di eredità. Ok, allora, adesso io me la prendo con comoda, visto che sono avvantaggiato. Aspetto la palla che si mette qui davanti. No, però. No, porca puttana! Sei una merda, sì. Se ci avessi avuto poco di turbo. Sei una merda, perché tu me l'hai tolta di mezzo. La smetti di prendermi le palle? Ma non l'ho toccata. Come cazzo faccio a prendere? Sono due palle che dici che te la tolgo e non le tocco. Come no? Ci sono i replay. Ma che replay? Non l'ho toccata, ragazzi. C'è la miseria. Siete tutti testimoni che non ho toccato le palle. Direi adesso. Dai! Dai! Però forza! Io te la posiziono lì, centrale, e tu niente proprio. Guarda! Però guarda qua! Un'altra volta! Ah, beh. 6-3. 6-3, doppiati, ragazzi. Doppiati, ma la partita riserva. Dai, dobbiamo almeno fare un 7. Dai. Guarda quante emozioni che. Merda. Ho fregato malissimo sto giro, No, perderemo. No, bravi. Levagliela la palla. Togliete la palla. No! Abbiamo fatto il 7 a 6 secondi dalla fine. Ma nemmeno. Possiamo. Ragazzi, possiamo giocare. Nella League. Nella League? Guarda lì che tiro, guarda lì. Visto come giochiamo da cioccolatari, di solito possiamo giocare nella Lind. Nella Lind. Dai, che se sbagliano gliela mettiamo dentro come faceva la cocorritta nella poesia di Natale. Porco duel. È andata bene, niente. Stava per entrare uno di quegli autogol proprio. È andata bene, ci avete rotto il cazzo, non vogliamo più giocare con voi perché siete scarsi. Ci vediamo alla prossima.